L'epidemia nella quale siamo immersi ha messo all'ordine del giorno l'importanza di lavarsi le mani e più in generale di adottare adeguate misure igieniche. La storia ci può insegnare qualcosa, anche perché non è poi da molto tempo che l'importanza dell'igiene e particolarmente di questo provvedimento è stata riconosciuta. Ora, il coronavirus può raggiungere il nostro corpo dove si riproduce seguendo sostanzialmente due porte d'ingresso. Naturalmente la via aerea attraverso le cosiddette goccioline di flug che ognuno di noi emette quando parla, quando tossisce, quando starnutisce. Sono piccole goccioline che possono albergare il virus e vari altri agenti infettivi, come per esempio il virus del vaiolo anticamente o il virus dell'influenza e appunto il coronavirus, goccioline che raggiungono direttamente la mucosa. Invece la seconda modalità di accesso è un contatto attraverso le superfici, sempre con mucose che possano far entrare il virus all'interno del nostro corpo, in particolare ovviamente la mucosa delle vie respiratorie e la mucosa congiuntivale. Ora, come si può capire da questa breve introduzione, è fondamentale per prevenire un buon numero di malattie infettive seguire il vecchio adagio insegnato dai nostri genitori: lavarsi le mani, che tra l'altro serve anche a prevenire la trasmissione per via orofecale attraverso le mucose intestinali di altre malattie infettive come per esempio il colera. Ora, per il coronavirus è importante lavarsi le mani perché facilmente si può aprire una porta d'ingresso, di accesso del virus al corpo umano attraverso la bocca e attraverso gli occhi, cioè la mucosa congiuntivale. Quindi toccare una superficie infetta, poi toccarsi la bocca, per esempio per sfogliare un foglio inumidendosi le dita, oppure andando a toccarsi appunto la congiuntiva, la mucosa congiuntivale e quindi determinare il passaggio del virus. Ora, non tutti sanno però che questo importante provvedimento igienico è entrato a far parte della medicina in maniera importante e appunto in maniera significativa e codificata soltanto a metà dell'Ottocento. È una storia tragica e contemporaneamente e nello stesso tempo anche affascinante, legata al nome di un medico ungherese, Ignaz Semmelweis, che il 20 marzo scorso, giustamente, Google lo ha ricordato con un doodle. Ora, per raccontare molto brevemente questa storia, ci spostiamo al 1846 a Vienna e appunto incontriamo questo protagonista. È un giovane medico ungherese nato a Buda, che era il centro storico da cui poi prenderà origine la capitale ungherese di Budapest. Era il quinto di 9 figli di un droghiere benestante. Nel 1837 si iscrive diligentemente alla facoltà di giurisprudenza dell'Università di Vienna, ma poi, affascinato da un amico che lo porta a seguire una lezione di anatomia, cambia indirizzo e si iscrive a medicina e si laurea nel 1844. Nel 1846 diventa assistente nella clinica ostetrica dell'Ospedale Generale di Vienna e lì ha modo di fare alcune osservazioni veramente importanti. Innanzitutto, la clinica ostetrica di Vienna è divisa in due reparti, il reparto 1 e il reparto 2. Nel reparto 1 lavoravano soprattutto, oltre ai medici, moltissimo gli studenti di medicina che utilizzavano il reparto per la pratica clinica. Quindi esploravano le donne dal punto di vista ostetrico e ginecologico, ma oltre a questo effettuavano anche moltissime dissezioni di cadaveri, soprattutto delle donne che morivano all'epoca all'interno di questa clinica. Invece il secondo reparto era sostanzialmente in mano alle ostetriche e alle studentesse di ostetricia. Ciò che nota immediatamente Semmelweis è che la mortalità nel primo reparto, quella in cui lavoravano gli studenti di medicina, era molto superiore alla mortalità dell'altro reparto. E
tutti avevano un po' preso questo dato, che appunto era anche conosciuto, ma parlavano di qualche strana influenza ambientale, in sostanza una sorta di genius epidemicus, in grado, secondo appunto il direttore della clinica dell'epoca e secondo i medici che avevano un po' analizzato il problema, diciamo che questa sorta di genius epidemicus era in grado di dar conto delle differenze di incidenza della malattia. Sostanzialmente guardavano con una supina rassegnazione e prendevano atto di questa situazione, continuando però a mantenere i reparti allo stesso modo. Però il dato era molto conosciuto, al punto che le ragazze, le donne gravide che venivano ammesse alla clinica cercavano in tutti i modi di evitare proprio il primo reparto, perché era molto noto il fatto che l'incidenza della soprattutto della febbre puerperale fosse nettamente superiore nel primo reparto rispetto al secondo. E che cos'era la febbre puerperale? Beh, dopo la nascita, dopo il parto, si sviluppava a partire dalla zona genitale della donna un'infezione che ben presto si generalizzava a tutto il corpo, dava origine ad una sepsi e molto frequentemente chi subiva questo tipo di processo patologico poi moriva. Quindi Semmelweis è colpito da questa differenza straordinaria di incidenza della malattia, della febbre puerperale, fra il primo reparto e il secondo reparto. Inoltre aveva anche notato che molto frequentemente le donne che poi erano morte di febbre puerperale avevano dei neonati che spesso sviluppavano una infiammazione generalizzata, un'infezione generalizzata che portava anche loro alla morte. Semmelweis lavora appunto per qualche mese in questo reparto, poi fa una vacanza a Venezia. Quando torna nuovamente a lavorare con un secondo contratto nella clinica ostetrica di Vienna, viene a sapere che un suo collega, un suo amico che si chiamava Jakob Kolecka, era morto di una infezione. Viene a sapere che questo medico, che era un medico legale, mentre stava effettuando un'autopsia, si era tagliato uno studente inavvertitamente col bisturi, l'aveva tagliato in un dito, e questo piccolo processo, diciamo questa piccola lesione locale, si era poi generalizzata e si era trasformata in una sepsi generale, e quindi era morto appunto di questo processo. Allora Semmelweis si rende conto che c'è sostanzialmente una unità dal punto di vista patografico, dal punto di vista dell'interpretazione patogenetica, fra quello che era successo alle donne affette da febbre puerperale, i loro neonati morti anche di sepsi, e quello che era successo a questo suo collega Jakob Kolecka. Sostanzialmente il processo infettivo entrava in una, aveva una sua porta d'ingresso che poteva essere la zona genitale, poteva essere il sangue nel caso dei neonati, poteva essere il dito nel caso di Kolecka, ma alla fine il processo era quello. Diciamo l'evoluzione finale era con la morte per infezione generalizzata. Allora Semmelweis si rende conto che la differenza fra ciò che succede nel primo reparto e nel secondo reparto dipende dal fatto che gli studenti di medicina che escono direttamente dalle sale autoptiche dove avevano effettuato le dissezioni dei cadaveri, lavandosi malamente le mani o pulendosele approssimativamente con degli stracci, poi andavano nel primo reparto dedicato a loro, riservato a loro, e con le mani non perfettamente pulite esploravano le donne. Quindi sostanzialmente delle particelle, diciamo così, infettive presenti nei cadaveri passavano alle donne, e da lì nasceva la febbre puerperale. Da qui nasce l'idea di Semmelweis di far lavare accuratamente le mani agli studenti di medicina una volta usciti dalla sala autoptica, imponendo anche di utilizzare delle soluzioni clorurate per eliminare bene
diciamo così, l'odore cadaverico che era ancora presente nelle mani. L'ipoclorito e comunque le soluzioni clorurate venivano proprio utilizzate per sanare gli ambienti dopo le dissezioni anatomiche. E quindi mette in opera questa attività e effettivamente il tasso, l'incidenza di morti nel primo reparto si uniforma a quello del secondo reparto. Quindi è un straordinario momento nella storia della medicina, perché si riesce a prevenire una malattia infettiva che era la febbre puerperale, che stava dominando proprio un reparto che si era diffusa così marcatamente in un reparto ostetrico, e con questo semplice provvedimento appunto riusciva in gran parte a prevenirla. Pare che la clorina liquida sia molto costosa. Ho fatto sostituire la clorina liquida con il cloruro di calce. È più economico. Questi lavaggi con il cloro vennero introdotti da Semmelweis durante la seconda metà di maggio del 1847. Durante il 1846 la mortalità per febbre puerperale nella prima clinica ostetrica era stata dell'11,4%. Nei mesi successivi all'applicazione del lavaggio, la mortalità si ridusse notevolmente, oscillando tra l'1,20% e il 5,23%. C'è da dire che poi la storia successiva di Semmelweis è piuttosto triste, perché trova contro questa idea l'intervento del direttore della clinica, che invece era un tradizionalista, era un conservatore, quindi non voleva accettare queste nuove idee, nonostante le evidenze chiare anche dal punto di vista statistico e numerico, e quindi nasce poi un contenzioso e alla fine Semmelweis non ha la riconferma del suo posto di assistente e quindi torna in Ungheria, dove poi fa una carriera presso l'università di Buda Pest, dove appunto diventa professore di ostetricia e comunque poi avrà una parte finale della sua vita piuttosto triste, perché si ammalerà di una malattia psichica che non si capisce bene. Secondo alcuni storici della medicina era una sorta di involuzione presenile, quella che adesso si chiama morbo di Alzheimer, secondo altri invece poteva essere un disturbo psichiatrico di natura diversa, tipo schizofrenia, comunque una psicosi, ma di fatto ciò che lui semina costituisce realmente un punto di svolta nella storia della medicina, perché mette bene in evidenza l'importanza della pulizia nell'ambito ospedaliero. Sono idee che poi vengono riprese con molto ritardo in vari ambiti europei, l'idea appunto di sterilizzare, di utilizzare anche delle sostanze per eliminare le infezioni, poi si sposa perfettamente con la teoria microbiologica delle malattie infettive, particolarmente con gli studi di Pasteur, che forniscono una base razionale per capire quanto appunto aveva realizzato Semmelweis. Vi sono sviluppi successivi molto interessanti. Qui a Pavia Enrico Bottini nel 1866 introduce l'acido fenico per sterilizzare le ferite operatorie. L'anno dopo, 1867, la stessa sostanza viene proposta da Joseph Lister, un medico britannico, anticipato però appunto da Enrico Bottini,
Infine direi che se vogliamo ancora fare un nome in questa storia straordinaria che è stato un punto di svolta nella storia della medicina, un altro nome importante è quello del chirurgo americano William Stuart Alstead, che introduce nell'ambito operatorio nel 1889 per la prima volta i guanti di caucciù. Caucciù è una gomma naturale tratta da una pianta del Rio delle Amazzoni che poi viene vulcanizzata, cioè diventa appunto la gomma che era prodotta all'epoca dalla Goodyear Rubber Company, si inizia ad introdurre appunto questo metodo per evitare di avere un contatto diretto con la cute del paziente e permettere anche di poter utilizzare delle sostanze magari irritanti sulla pelle, ma che possono essere utili per la sterilizzazione. In circa 40 anni dunque dal quando Semmelweis alla fine degli anni 40 dell'Ottocento introduce questa idea del lavarsi le mani con soluzioni clorurate fino appunto al 1889 quando Halstead introduce i guanti di gomma, ebbene in questi 40 anni cambiano completamente le prospettive di vita legate all'igiene come mezzo preventivo delle malattie infettive, idee che erano valide allora come sono valide oggi in tempo di coronavirus.